Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete l'unità e soprattutto mettete il like se vi piace questo video. Tanti di voi guardano i miei video, però gli iscritti sono pochi, quindi preferirei che vi iscrivete, anche perché così mi date l'opportunità di fare contenuti sempre più nuovi e più particolari. Detto questo, vorrei evidenziarvi una problematica che ho rilevato in questi giorni su Facebook. Parlo proprio dell'articolo dell'Associazione Camperisti Italiani, l'Associazione Coordinamento Camperisti Italiani, che ha praticamente inviato una lettera ad alcuni indirizzi email, tra cui anche la RAI, per una problematica che si era creata e si è creata per quanto riguarda in sostanza due eventi differenti. Il primo evento di questa lettera si riferisce alla RAI e alla trasmissione che noi tutti conosciamo, che è praticamente trasmessa dalla RAI, quindi dal servizio pubblico, chiamata Camper. Per quale motivo è stato fatto questo abbinamento Camper con la trasmissione televisiva? Questo non si capisce, perché effettivamente questa trasmissione di Camper non ha nulla. Ora, il discorso che a noi potrebbe interessarci fino a un certo punto, sì, tanto fanno come vogliono, quindi va bene. Però in realtà, mettendo i puntini sulla i, questa trasmissione, se si chiama Camper, visto che è pagata con i nostri soldi, quindi è pagata con i soldi dei contribuenti, dovrebbe parlare effettivamente di Camper. Un nostro, diciamo, amico camperista ha sollevato questo quesito, che poi è lo stesso che ne ha sollevato un altro, che vedremo dopo la seconda parte della lettera. Il primo quesito era quello proprio di capire perché questa trasmissione non si occupa veramente dei problemi dei camperisti, che noi tutti conosciamo, quindi sono soprattutto aree sosta, spazi, diciamo, statali dove poter parcheggiare con i nostri mezzi, il chiarimento di alcune cose relative agli articoli di legge, soprattutto al 185 del codice della strada, dove ci equipara a vetture, e tante volte queste cose vengono un pochino tralasciate. Quindi in realtà era più un cercare di capire se questa trasmissione un domani ci potrà variare la sua, diciamo, il suo fine, oltre che far vedere posti dove si può andare, che comunque è abbinabile alla vita in camper, però dovrebbe anche cercare di tagliare uno spazio in cui capire quali sono i movimenti di un camperista, quali sono le opportunità, quali sono le difficoltà di un camperista ai giorni di oggi, dove i camper comunque sono aumentati tanto. Ora vorrei leggere insieme a voi questa lettera e leggerla insieme e vedere un attimino quali sono questi due punti sono stati sollevati dall'associazione. Ok, come vediamo, questa è la pagina Facebook dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. L'ultimo post, che è quello di 4 ore fa, quindi in realtà sono le 14:23 del 25 agosto. Questa pubblicazione che cosa dice in sostanza? Dice che la trasmissione è inerente alla trasmissione della RAI, quindi quello che dicevamo prima, che non ha nulla a che vedere praticamente con la vera e propria vita in camper. Però questo è abbinato a che cosa? È abbinata a una problematica in particolare che è stata vissuta da quattro nostri amici camperisti, nello specifico a Milazzo, quindi nella città di Milazzo, dove si sono trovati questi quattro amici. Hanno praticamente parcheggiato e, avendo letto il cartello dove c'è scritto che c'era il divieto di campeggio, quindi lo vediamo insieme a quale cartello andavamo a contestare, eccolo. Questo cartello che cosa ci dice? Che è vietato qualsiasi forma di campeggio su tutto il territorio comunale. I trasgressori verranno puniti ai sensi dell'articolo 650 codice, ok, e ci siamo. Questo cartello ha senso di esistere, però in che modalità? Nella modalità ovviamente del campeggio. Quindi questi nostri quattro amici che vediamo qua sono stati praticamente, credo, anche multati e poi mandati via, perché sostavano all'interno di un'area dove c'era questo cartello.
che già di per sé secondo me è errato, perché comunque qui la forma di campeggio significa campeggiare, significa lasciare anche una finestra aperta, sì, ma non credo che la problematica sia stata questa. Perché? Perché dopo è scappato fuori un altro cartello, che è questo, e questo era più preoccupante, perché questo cartello qua che cosa ci dice? Ci dice che con l'ordinanza sindacale numero 13 del 2022 di Milazzo, comune di Milazzo, divieto di stazionamento, occupazione e sosta su tutto il territorio comunale per caravan, autocaravan, caravane, con lo scopo di campeggio o attendamento al di fuori delle aree apposite attrezzate con rimorsione forzata. Quindi questo cartello in sostanza ci dice che noi non possiamo nemmeno stazionare su queste piazze, e pur non essendoci però, secondo me e secondo tanti, un vero problema a livello di ordinanza, perché il sindaco può anche fare un'ordinanza sindacale come deve fare, ma nei momenti in cui o nei posti in cui ci siano delle difficoltà per quanto riguarda la stazza, le dimensioni, è qualcosa che è inerente prettamente al camper, soprattutto per lo stazionamento e occupazione e sosta. Perché io posso capire il campeggio che va benissimo, anzi io se trovo quelli che sono campeggiati mi innervosisco come un animale e va bene. Però questa problematica è grave, perché qui noi siamo praticamente tagliati fuori a prescindere. Quindi questa città di Milazzo ha fatto un'ordinanza che secondo me è un pochino pazza, perché comunque lei sta vietando anche lo stazionamento, quindi in realtà è come se mi vieti anche l'occupazione, quindi mi sta vietando proprio di entrare in quella piazza, pur che il codice del 185 ci dice che effettivamente noi siamo equiparati. Quindi queste sarebbero le problematiche, secondo me, che della trasmissione camper dovrebbe anche portare a conoscenza. Dovrebbe portare a conoscenza soprattutto che i camper sono come le vetture. Quindi non può succedere questa cosa. Questa cosa deve succedere nel momento in cui c'è una problematica inerente alle dimensioni del camper, al peso, all'altezza. Cioè in cui il camper effettivamente crea una difficoltà per la circolazione, crea un pericolo, allora è normalissimo che si faccia questo. Ma in questo caso secondo me è stato proprio penalizzato il camperista, e benissimo che l'associazione camperisti si sia mossa, a fronte di che cosa? A fronte della denuncia di quelle quattro persone che sono riportate qua nell'articolo in maniera diciamo parziale, e con la descrizione di quello che è avvenuto nel comune di Milazzo, dove praticamente loro ci dicono che cosa: chi ha organizzato la visita nel comune di Milazzo con l'autocaravan non ha ben preparato il suo lavoro per i seguenti motivi. E bastava che aprissero internet e vedere che è già dal 21 del 2022 che il sindaco del comune di Milazzo avvisava di aver emanato il provvedimento dal titolo stazionamento vietato. Cioè qui siamo alla follia, stazionamento vietato, senza una motivazione. Quindi che cosa si evince da questa cosa? Che l'associazione nazionale intanto si è mossa, e se vi interessa ovviamente basta andare sul sito dell'associazione nazionale camperisti e leggersi bene l'articolo, e dopodiché cercare un attimino di capire per quale motivo i comuni stanno boicottando i camper. Cioè l'abbinamento di questa lettera, secondo me, è il fatto che nessuno si occupa in maniera attiva di noi camperisti. Questa trasmissione, a mio dire, dovrebbe premiare tutti i comuni che invece sono a favore dei camper. E secondo me tante città italiane, tantissime, sono preparatissime per noi camperisti. Hanno aree soste gratuite, gestiscono anche cose proprio per i camper, anche a livello comunale, parcheggi. Questi vanno, secondo me, valorizzati. Quindi anche io nel mio piccolo farò una piccola recensione di alcune città dove sono andato in realtà e mi sono trovato bene, perché sono a favore dei camper.
Quindi magari realizzerò anche qualche video dove quando mi sposterò da oggi in poi, oppure dei posti che già ho fatto, dove potrò parlare bene o male di alcuni campeggi, lo farò perché questo ci aiuterà tutti a capire un pochettino dove dovremmo andare in vacanza, dove dovremmo spendere i nostri soldi, perché io magari spenderò i soldi del gasolio, della spesa, della cena fuori, del gelato, del caffè. Dove? Nei posti dove verrò trattato bene. Nei posti come Milazzo, sinceramente, non ci sono mai andato, ma non ci andrò più, perché se questo è quello che loro vogliono dal camperista, tu non mi vuoi, io non ci vengo, ma non ci vengo più nemmeno in macchina, non ci vengo più nemmeno in moto, non ci vengo più nemmeno col pullman. Quindi a Milazzo, a me personalmente, se le cose non cambiano, non mi vedranno mai. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciatelo nei commenti, scrivetemi se volete dei video dove ci sono delle aree sosta che a me hanno lasciato delle sensazioni positive. Dopodiché se volete leggere questo argomento andate sulla pagina Facebook del Coordinamento Camperisti Italiani e leggete tutto quello che c'è scritto di preciso sul documento. Io con questo vi saluto, buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video e non vi dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao ragazzi, ciao a tutti! Artlist.io